Tutto parte qualche settimana fa, quando un paziente di 70 anni con insufficienza cardiaca grave viene ricoverato nella cardiochirurgia del Centro Gallucci di Padova a seguito di un peggioramento del quadro clinico. Dopo un attacco gli viene riscontrata una massa tumorale in un rene. A questo punto la scelta di agire in tandem con un team multidisciplinare di radiologi, urologi, cardiochirurghi e anestesisti, poiché il tumore doveva essere immediatamente asportato, ma al contempo la grave insufficienza cardiaca rendeva l'intervento urologico proibitivo per l'alto rischio di mortalità. Un problema concatenato all'altro, risolti contemporaneamente con una tecnica innovativa microinvasiva. La prima novità consiste nel fatto che si è eseguito un intervento urologico con il robot nel rimuovere una neoplasia renale, sostenendo il cuore grazie all'ECMO, che è una pompa esterna. Una volta risolto quel problema, si è potuto procedere poi all'impianto di un VAD, di un sistema di assistenza meccanica al circolo, utilizzando, come giustamente diceva lei, una nuova tecnica non utilizzata precedentemente a livello mondiale per ridurre ulteriormente l'aggressività chirurgica. Approccio combinato grazie al contributo tecnologico che unisce la tecnologia dei dispositivi di supporto meccanico al circolo alla chirurgia robotica, unita all'elevata professionalità dell'equipe, ha consentito di dare una risposta terapeutica salvavita al paziente e di trattarlo con successo. La decisione da parte dell'amministrazione, che ringrazio, di acquisire un nuovo robot in questo momento, secondo me, è davvero una delle espressioni concrete del fatto che c'è una enorme attenzione nei confronti proprio del paziente.